la mia scuola, non avendo fatto scuole, sono state la mia scuola, così come le cose che mi hanno detto, io ad esempio penso molto a scuola, è stata una figura, io quando ho fatto il film con lui, Diario di un giovane povero, dovevo entrare in una stanza e parlare con questo magistrato André Dussolier, un grande attore, e raccontare come, cioè dovevo difendere in qualche modo il mio fidanzato rispetto a quella notte interpretato da Ravello. E partivo con questo lungo monologo e fuori dalla porta a scuola mi ha detto come si chiama tua madre? E io ho detto Maria Vinetti. Ti chiamerai Vinetti, però prima di entrare da quella porta pensa a tua madre, stai dentro la figura di tua madre. Questa è stata una chiave importantissima. Con quel film ho vinto la Coppa Volpi ed è stato soltanto un monologo, quel monologo. Penso che io mi fido moltissimo dei registi e cerco di scegliermeli, perché è il regista che riesce ad avere uno sguardo su di me, sul suo film. Mi voglio fidarmi del suo sguardo, del suo cuore. Non voglio metterci altro che quello che insieme vogliamo fare del film. Questo mi è successo ad esempio anche con Ferzan, con altri, insomma, poi se volete, non voglio dilungarmi troppo, insomma. Questa volta nel film Ferzan ho proprio scelto io, nel senso che avevo appena girato un film con Ferzan dove però avevo un piccolo ruolo ed era Saturno Contro e aveva avuto molto successo e tutto quanto. Poi sapevo che stava preparando questo film con un grandissimo personaggio femminile, avevo letto il libro. Un attore se sente delle affinità da qualche parte con un personaggio, è sempre qualcosa di miracoloso. E io questa Emma mi è entrata nel cuore e mi sono buttata nel scrivere un SMS a lui. Credo che lui mi avesse comunque in testa, però non aveva assolutamente ancora preso decisioni. Ed è stata una trattativa lunga perché era molto indecisa con un'altra attrice e quindi gli ho mandato spesso messaggi, SMS per dire come io vedevo questa Emma, insomma mi sono veramente imposta nel suo immaginario e vabbè, forse l'ho fatto perché lo conoscevo e forse l'ho fatto perché ero più spudorata, avevo più coraggio, non so.